L'autostrada del Brennero tra Verona Nord e Modena diventerà a tre corsie. Nel 2010 il via ai lavori che dureranno circa 5 anni. Via libera alla terza corsia sulla A22 tra Verona Nord e Modena per un totale di 90 km. Un importo di progetto di 753 milioni di euro, di cui quasi 674 milioni a base d'asta, da realizzarsi in 1620 giorni di lavoro. Queste le cifre salienti del progetto licenziato questa mattina dal Consiglio di amministrazione dell'autostrada del Brennero, con l'obiettivo finale di incrementare la sicurezza, rispondere alla crescita del traffico merci, alla richiesta di viabilità aggiuntiva e di abbattere l'impatto ambientale. I lavori prenderanno il via entro il 2010 e consentiranno comunque la continuità del servizio, assicurando la percorribilità di due corsie di marcia per ogni senso per l'intera durata dei lavori, mitigando i possibili disagi all'utenza. La tratta in oggetto presenta attualmente una domanda di traffico nell'ordine di 44.000 veicoli teorici medi giornalieri bidirezionali, con un'elevata percentuale di traffico pesante pari al 30%, con incremento del traffico leggero legato alla stagionalità turistica. Per esempio, nel periodo estivo si raggiunge il più 26%. Sulla sola intersezione con l'Autosole transitano oltre 16 milioni di veicoli all'anno. Dalle analisi effettuate e configuranti diversi scenari futuri è emersa quindi la necessità di riconfigurare nel breve periodo il tracciato autostradale, portandolo a tre corsie che potranno anche agevolmente diventare quattro per criticità particolari.